C'è grande attesa in città per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia a Notaresco Termoli. Siamo in via Martiri della Resistenza, alle mie spalle c'è proprio l'arrivo della tappa. L'arrivo atteso intorno alle, tra le 16 e le 17. In città da questa mattina c'è grande fermento, anche per le scuole chiuse, tanta voglia di respirare l'atmosfera del Giro d'Italia. La carovana arriverà ad Avasto e attraverserà tutto il lungomare nord, momento in cui scatteranno gli ultimi 4 chilometri della tappa. Quindi gli atleti saliranno per via Mario Milano, passeranno su Corso Umberto I e poi Corso Nazionale, da cui partirà la volata finale fino all'arrivo in via Martiri della Resistenza, zona terminal. Già dalle prime ore della giornata sono state posizionate le transenne lungo tutto il percorso cittadino, dove da questa mattina c'è il divieto di lasciare l'auto in sosta. Grande dispiegamento di forze dell'ordine, soccorritori, volontari per un evento di portata internazionale e che rappresenta una vetrina molto importante per Termoli. La città da questa mattina è entrata nel vivo dell'atmosfera da giro, tante le persone in bici e a piedi, una Termoli così era da tempo che non si vedeva, c'è tanta voglia di normalità e di socialità. Colpo d'occhio in via Martiri della Resistenza, zona dell'arrivo, che è stata aperta al pubblico solo questa mattina. Nel pomeriggio sarà riservata agli addetti ai lavori. Sale la febbre del Giro d'Italia? Sì, dai, rispondi. Sì. Sei contenta di partecipare? Sì. Siete di Termoli, sì? Sì, sì, sì. È per la gioia dei bimbi che siamo qui a portarli un po' a vedere un po' di bancarelle, un po' di cose, un po' di gadget. È una bella opportunità anche per Termoli. Beh, sicuramente è un momento di ripresa. Speriamo che i contagi si limitino e che la gente si comporti bene, quindi speriamo. Cercherete di seguire il giro qui oggi? Probabilmente sì, è una bella manifestazione, occasione di vedere un po' di gente sempre con le misure di sicurezza. Bisogna stare attenti. Mattia. Rebecca. Cosa fate oggi? Facciamo prima un giro in bicicletta, poi veniamo qua e guardiamo la gara. Speriamo che non ci sia troppo caos, così poi ce la godiamo la corsa.